Sinceramente, Hofer, tant'è che non guardando i risultati nella differita, diciamo così, di ieri, non mi aspettavo che avesse quel tempo senza errori. Parte intanto Šipulin, che è entrato nella top 10 russa per quanto riguarda i podi conquistati in carriera, ne ha metà rispetto a Dračov, che comunque non è così fuori portata da Anton Šipulin, che a questo punto ha anche grande interesse non solo in questa gara, ma anche per la classifica generale di Coppa del Mondo, visto che comunque il suo distacco è contenuto dai due big. La partita è aperta chiaramente, tanto esce anche Martin Fourcade. Tutti lì davanti, come spesso si dice nelle gare in seguimento, tratta di atleti che hanno vinto quasi tutti o fatto podio. Le due sorprese nei primi 10 sono Fionn Maillet e Tsvetkov. Tsvetkov poi relativamente, perché se vieni schierato in Russia è chiaro che qualche cosa di buono lo devi avere, ma comunque ha ottenuto gradualmente buoni risultati in questa stagione, è entrato nei 10. Ed è grande soddisfazione anche per Fionn Maillet. Entrambi sono comunque già nei primi 20 della classifica generale di Coppa del Mondo. Oggi manca Björn Dahlen, vedremo chi avrà deciso di rinunciare alla partenza. Intanto c'è l'urlo per l'avvio di Jakob Fack, che dovrà cercare una grande impresa per rimontare. Abbiamo visto la partenza dei due italiani, invece vediamo Fourcade che prova a riportarsi subito su Svensson. I due erano separati da 6 secondi e Šipulin ha dimostrato soprattutto un buon passo regolare ieri. Tra l'altro mi è parso di aver capito che nell'ultimo giro c'è stato un problema per Fourcade. In passato era già successo forse con gli svedesi, ma in sostanza Šipulin involontariamente gli ha pestato un bastoncino. Non gli ha impedito questo comunque di rimanere con lui, anche se poi era partito 30 secondi prima Martin Fourcade, che qui vediamo ormai si è portato su Svensson, ha recuperato i 6 secondi di ritardo e adesso vediamo cosa decide di fare il francese, se rimanere lì oppure passare davanti. Soprattutto verificheremo adesso il distacco con Šipulin. Dovrebbe non essere partito Lindstrom, che in effetti non aveva dato grandi sensazioni, anche Julian Eberhard e Pidručný, ma adesso aspettiamo. Davanti Šipulin, nel mezzo tra il russo e i due che inseguono c'è l'Undertinger, che nel primo giro solitamente non forza, non ha comunque un passo simile a quello di Fourcade e Svensson, ma è comunque un big. Dietro c'è il gruppone guidato da Garanichov di chi insegue, perché i distacchi sono veramente molto contenuti e quindi vedremo un poligono molto molto trafficato probabilmente, perché se si pensa che tra il pettorale di Fionn Maillet, ma direi possiamo considerare forse anche Garanichov, ma comunque se vogliamo proprio dire da Eder, un distacco di 50, che è l'undicesimo a essere partito, a pettorali col 40 c'è gente che ha un distacco di 50 secondi, per cui non dico che può esserci intasamento al poligono, però non sarà neanche facile gestire quella situazione. Meglio essere davanti, chiaramente. Qui vediamo Fourcade che affianca Svensson. Aspettiamo dunque il primo poligono. Da dietro il gruppo di Garanichov, che era staccato di 34 secondi, non guadagna più di tanto. L'Undertinger a 14 secondi, ha perso poco da Šipulin. Partenze regolari tutte quanti e Svensson chiaramente perde qualcosina, ma invece è Fourcade che è soprattutto lui quello a guadagnare. Viaggiano in compagnia Windisch e Hofer nelle prime 15 posizioni. Comunque i primi 30 sono in 1 minuto e 17 e addirittura in 50 secondi i 30 che inseguono Šipulin e l'Undertinger praticamente.
il che è davvero particolare, e però sintomatico, soprattutto più che particolare, sintomatico del livello maschile, dove se balla un errore, due, ti cambia completamente la gara. Comunque davanti i due italiani, guardando la classifica adesso provvisoria, hanno tutta gente che è nelle prime 25 posizioni di Coppa del Mondo, e dietro c'è probabilmente Iliev, Neri alla 25esima posizione, per cui sarà fondamentale partire bene al poligono per gli italiani. Questo sarà pur banale, ma è molto vero. Vediamo, Šipulin può cercare di orchestrare un po' questo inseguimento se non sbaglia. Abbiamo già detto ieri, la sua posizione a terra è veramente, Ambesi utilizzerebbe termine enciclopedico, ma anche in piedi non è che scherza, è che proprio lo vedi molto sicuro. Devo dire che finora in Coppa del Mondo, in questo inizio di stagione, abbiamo trovato condizioni abbastanza favorevoli con il vento, e quindi tutto sommato si vedono anche percentuali notevoli. Adesso arrivano anche gli italiani al poligono, l'Undertinger non sbaglia, il primo a sbagliare è Zvetkov, riparte Svensson, un po' lento Martin Fourcade, sbaglia anche Tarebo e Garanichov, doppio errore per il russo, bene Johannes Bo, errore pesante doppio per Eder. Champ e Fionn Maillet non sbagliano, tre errori per Eder. Adesso si è alzato un po' di vento, sbaglia Windisch, non Hofer. Pochi errori, quelli pesanti di Eder, sbagliano Bailey e Moravec, anche Sokup, no, Lindström è partito. Andiamo a vedere allora, no, sono partiti tutti, all'inizio sembrava esserci un'indicazione su quei tre nomi, perché non c'era il loro riferimento. Vediamo in primo piano, in tenuta estiva direi, Mesotic. Ma per essere, è vero che fa caldo, però è un'immagine che mi colpisce abbastanza. Altri hanno tirato su le maniche. Sbaglia anche Julian Eberhard, altro che avevo indicato, sembrava non essere partito. Non è partito Koiv. La strecke, danke an die Kollegen, die immer ein wachsames Auge haben. Hier wird taktiert. Dominik Landertinger möchte nicht die Lokomotive sein, möchte gern, dass Svensson mal vorbeiläuft. Und er tut ihm den Gefallen. Führender Mann immer noch Anton Šipulin, hier haben wir ihn. Staffel-Olympiasieger im letzten Jahr in seiner Heimat in Sochi. Schaffte gestern seinen mittlerweile sechsten Weltcup-Triumph. So, dann ein ganz starkes Viererpack hier mit Svensson vorn, dahinter Landertinger. Als letzter dieser Gruppe Martin Fourcade im Gelben hat sich da rangehängt an den zweiten Norweger. Und dennoch der Rückstand. Di nuovo con le immagini in diretta, questo è il gruppo che insegue Šipulin, ha dovuto di nuovo ricucire il gap Martin Fourcade, però l'ha fatto subito proprio perché ha tempi di rilascio che sono simili a quello della scorsa stagione e della sua abitudine, diciamo, ha lavorato su questo particolare, però in realtà non sta producendo forse gli effetti che sperava questo elemento del puzzle. Qui dietro vediamo anche Hofer che passa in nona posizione, Windisch ha commesso un errore, viaggia intorno alla sedicesima posizione. Bene Johannes Bo che si è subito riportato su il gruppo che insegue Šipulin, che ha aumentato il suo margine,
sembra essere veramente in condizione. Lui stesso ha dichiarato: non ricordo un mese di dicembre in cui mi sentivo così bene, adesso la difficoltà sarà quella di mantenere questa forma, anzi la scommessa è quella, perché comunque significa poter fare qualcosa di importante. Dietro ci sono Svensson, Landertinger, Johannes Bo e Martin Fourcade, che viaggiano intorno a 27 secondi. Hofer è staccato di 54, mentre Windisch di 1,13. Nuovo rilevamento ai 4,3 km. E Schipulin chiaramente, gli riuscisse la doppietta, potrebbe candidarsi anche lui per la classifica generale di Coppa del Mondo. Già ieri ha in qualche modo mandato un messaggio. Davanti c'è Svensson a tirare il gruppo che insegue. Martin Fourcade rimane in coda al gruppo. Prima di inseguire è Schemp, che perde ancora qualcosa nei vari passaggi, un secondo più o meno perso da Schipulin. Hofer è transitato adesso in nona posizione, da dietro si stanno riportando su di lui anche lo stesso Iliev. Dietro alle 13 c'è Daniel Böhm. Eccolo qua Lindstrom, che avevo dato per non partente, ma l'unico a non essere partito è Koiv. Distacchi che per le prime 20 posizioni restano sull'1,24. Schipulin a margine, può anche commettere un errore, comunque sarebbe davanti con chi non sbaglia. Anche se finora molto molto valido a terra. C'è un po' di vento, ma non sembra dar fastidio a Schipulin, che sbaglia sull'ultimo però, e quindi c'è l'opportunità per gli altri. Nelle gare individuali questo è il secondo errore a terra che commette su 6 poligoni, quindi su 30 tiri. Quando hai questa stabilità a terra, chiaramente è la base fondamentale con un livello così alto. Vediamo dietro cosa succede. Landertinger abbastanza rapido, li trova tutti come Svensson, sbaglia l'ultimo Johannes Bo. Ancora una volta abbastanza lento Martin Fourcade, però non vuole sbagliare perché sa che è così che si può giocare la gara, e ha ragione il francese, leader di Coppa del Mondo. Sbaglia Schemp invece, doppio errore. Poligono decisivo per Hofer questo, per non perdere il treno, e sbaglia sul secondo. C'è anche Dominic Windisch al poligono, sbagliano però in tanti, anche Fionn Maillet. Visto Schemp non commette errori, Tarie Bo, Bohm, sbaglia Zvetkov, Biontek, Ariliev. In diversi nella zona di Hofer hanno commesso errori, anche Windisch commette un errore. Un po' più selettivo questo secondo poligono a terra. Christiansen doppio errore, bene Garanichov e Lindstrom che guadagneranno diverse piazze. Guardate quanta gente si incrocia al poligono, chi va e chi viene. Distacchi che cominciano un po' ad aumentare, però davanti abbiamo davvero una gara molto interessante a questo punto. Schipulin a margine di 7 secondi sull'Andertinger e Svensson, poi Fourcade deve di nuovo ricucire quel buco che si crea al poligono di 8 secondi. Ja, tüchtig was los in der Strafrunde und der Vorsprung von Schipulin ist jetzt geschrumpft. Landertinger und Svensson sind fast dran und Martin Fourcade wird sicherlich auch einiges dran setzen, um auf dieser Schleife an die ersten drei heranzukommen. Hat sich übrigens in der vergangenen Woche entschieden. Endgültig in Östersund hat er gesagt, mein Entschluss steht so gut wie fest. Ich laufe dieses Jahr keine Langlaufrennen, gehe nicht zur Skilanglauf-WM nach Falun, konzentriere mich ganz auf Biathlon. Musste im vergangenen Sommerjahr einige Zeit aussetzen, war an pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt. Von Anfang Juli an 2 Monate lang mit jeweils nur einer Stunde
lockeren Trainings am Tag. Meist waren es Skirollerfahrten und ein bisschen Schießen. Dafür muss ich sagen, ist er schon wieder richtig gut in Schwung und wird sicherlich die Lücke zu Schipulin hier vorn gleich schließen. Der hört die andere natürlich jetzt und wird sich überlegen, lasse ich sie herankommen, lasse ich eventuell sogar mal einen von den beiden die Führungsrolle übernehmen. Foucault noch 12 Sekunden zurück. Quindi 8 e mezzo di differenza con Landertinger e Svensson. Situazione degli italiani: Hofer che ha commesso un errore, comunque viaggia in decima posizione. Si riesce a difendere questa situazione, Hofer non dovrebbe avere problemi a entrare nella partenza linea di domani. Dominic Windisch è in 21esima posizione. Comunque i distacchi da Fionn Maillet allo stesso Dominic Windisch sono di 20 secondi scarsi. Guardate quanta gente che c'è, e dietro vediamo proprio Dominic Windisch in questo gruppone. Hofer è stato preso proprio da questo gruppo, ma era lì con loro anche prima, insomma era semplicemente là davanti come posizione, mentre qua sono in tre. Questa situazione potrebbe favorire l'avvicinamento di Martin Fourcade, che ha speso comunque nella prima parte del giro. Infatti non si è avvicinato poi in realtà più di tanto, perché Schipulin tiene comunque un ritmo abbastanza regolare. C'erano 12 secondi, adesso vedremo. Direi che forse ha rosicchiato qualcosa, ma proprio poco. Meno di un secondo ha rosicchiato. Dietro poi ci sono Beatrice e Johannes Bo. Più staccati invece Tarjei Bo e Daniel Böhm. Beatrice aveva dimostrato ieri di essere in forma sicuramente sugli sci, nonostante i due errori commessi, e non a caso resta in quelle posizioni. Tra chi ha interesse a far bene per la massa è sicuramente Nathan Smith, che è 32esimo nella classifica generale di Coppa del Mondo. Beh, lo stesso Biontegar, De Thieu, soprattutto anche Lapshin, mi sembra di ricordare, se anche lui è lontano dalle prime 25 posizioni. Lontano poi è tutto relativo, perché lo stesso Lapshin, che è 35esimo, da Iliev paga 28 punti, chiaramente non li può colmare viste le posizioni che occupa, però intanto sta risalendo da lontano Lapshin. Pettorale 45, come anche De Thieu ha recuperato diverse posizioni, ma vediamo questo duello a 3, a 4 anzi, con Martin Fourcade. Errore di Landertinger, sbaglia sull'ultimo Schipulin, Svensson riparte davanti a tutti e potrebbe essere inseguito da Martin Fourcade, che però sbaglia, Svensson fa il vuoto. Grazie finora a un poligono che gli ha dato tanto senza errori. E quindi per Fourcade si profila ancora questo zero nella casella delle vittorie da queste parti. Intanto totalmente saltato Johannes Bo, anche Beatrice ne commette due, il norvegese ben tre di errori. Apre male anche Tarjei Bo, e allora c'è spazio per chi è più dietro. Chi coglie questa chance, guardate quanti errori, sono cambiate un po' le condizioni forse anche del poligono, sbagliano tutti, tre errori di Tarjei Bo, due di Böhm, sbaglia Nathan Smith, sbaglia Biontegar, Bailey, Lapshin, Svetkov, Garanichov, e fa il colpaccio Hofer, fa il colpaccio Hofer, perché può guadagnare tantissimo spazio qua. Il podio francamente mi sembra intoccabile, Landertinger è oltretutto nel mezzo e potrebbe
diciamo avere un riferimento. Poi non so se viaggerà in sua compagnia. L'Undertinger ha girato due volte, ma ha un passo diverso rispetto a quello di Hofer, almeno sulla carta sono comunque insieme. E Dominic Windisch anche lui sale di colpi perché non ha sbagliato, benissimo i due azzurri. Gekommen. Kleiner Strauchler ist mit Alexander Uster, glaube ich, zusammengefahren. Zweimal einen Fehler im Liegenschießen, jetzt fehlerfrei an die Birnbacher und eine kleine Schrecksekunde Ausgangs des Schießstandes. So, neuer Spitzenreiter jetzt und gleich mit über 20 Sekunden Vorsprung Emil Hecke-Svensson. Dahinter ist noch alles möglich, Schipulin, Foucault. Simon Schemp jetzt wieder bestplatzierter Deutscher auf Rang 8. Rückstand 1,21, das ist eine ganze Menge. Daniel Böhm mit 1,34 ist 17. Und Johannes Kühn, der hat sich um fast 20 Plätze verbessert. Also großes Kompliment dem 23-Jährigen. Bis hierher eine wirklich beeindruckende Vorstellung. Aber auch von ihm hier, von Emil Hecke-Svensson, dreimal geschossen, dreimal alles abgeräumt. Begann den Winter stark mit einem Sieg zum Auftakt in Östersund. Dazu noch zwei dritte. Errori come è successo finora a Kermar e a Kuhn, mi pare. Andiamo a controllare. Sì, esattamente. Ma proprio nel terzo poligono in cui c'è stata una grandissima selezione al tiro, hanno fatto la differenza gli italiani, nel senso che non hanno sbagliato e hanno guadagnato tante posizioni. Se riescono a non a limitare i danni, a far bene ancora meglio al prossimo poligono, la massa è garantita, ma soprattutto potrebbe profilarsi veramente un interessante risultato per entrambi. Potrebbe arrivare anche, se non eguagliato, avvicinato il miglior risultato della carriera per Dominic Windisch, che sta vivendo veramente un ottimo weekend, come anche Lucas Hofer, che è in compagnia di Landertinger. Tiene un ritmo che chiaramente non è male, e da dietro si vede proprio Dominic Windisch illuminato dal sole di Pokljuka. Subito dietro c'è Beatrice che potrebbe avvicinarlo. Il distacco è andato ad aumentare però, qui Dominic Windisch ha allungato su Beatrice, gli ha guadagnato qualcosa. Dietro c'è il gruppone, ha spinto, secondo me sta cercando veramente di andare più che può Dominic Windisch, speriamo non esagerando, perché comunque era insieme al gruppo che inseguiva. Invece Dominic ha poi perso poco rispetto a quelli che erano davanti. Tutti perdono in sostanza nei confronti di Svensson, tranne Schipulin, che dimostra veramente di avere un ottimo passo. Schipulin ha davvero ragione quando dice che non si è mai trovato in condizione come in questo avvio di stagione, mentre Martin Fourcade vuoi anche per il problema, seppur leggero, di forma di mononucleosi. È umano, è più umano ed è insomma a giocarsela comunque con gli altri, perché poi bisogna ricordare che Schipulin è partito sia avanti ma ha un errore in più sulle spalle rispetto al francese e due rispetto allo svedese, ma può ancora giocarsi la vittoria. Adesso vedremo i distacchi anche di Hofer e Landertinger, che sono in quarta e quinta posizione. Adesso il vento è praticamente assente. Atleta tardato, sta arrivando Svensson che può chiudere la partita eventualmente con 1-0 che per tanto tempo ha inseguito. Adesso ultimamente forse un po' più libero di testa, riesce a trovare queste prestazioni al poligono che sono fondamentali ovviamente. Hofer quarto davanti all'Undertinger, ma adesso la posizione la deve confermare al poligono. Qua sta facendo una roba pazzesca Svensson, uno dei migliori Svensson che io abbia mai visto al poligono. Qui
Non ci ha pensato proprio. Un poligono alla Johannes Bo. Quando li prende tutti. Chiaramente ha chiuso la partita. Schipulin può difendere il secondo posto. E Svensson a questo punto dovrebbe tornare. Adesso bisogna vedere la posizione di Furcada, ma può tornare pettorale giallo. Schipulin non sbaglia. Improvvisamente il vento è totalmente calato e i big non sbagliano più. Vediamo Martin Furcada, che anche lui ha da difendere la sua posizione in buona sostanza. Prende anche l'ultimo. Come vi dicevo, il podio era abbastanza intoccabile, così è, ma intanto sarebbe un grande risultato per Hofer riuscire a venire via da questo poligono senza errori. La regia però ci farebbe anche un piacere facendoci vedere la situazione. C'è un po' di vento però adesso, c'è il vento. L'Undertinger ha preso i primi due, sbaglia Hofer. Non a raffiche il vento, comunque Hofer un errore, sbaglia anche l'Undertinger, sbaglia anche Dominic Windisch. C'è spazio per gli altri allora. Ci possono provare Lindstrom, Moravec. No, Lindstrom sbaglia, doppio per Dominic Windisch, un peccato. Moravec non sbaglia, come neanche Lapshin, che ha fatto un numero pazzesco. Pettorale 45, finisce nei 10 Lapshin e a ridosso dei primi 5 forse. Una gara mostruosa, con un equilibrio del genere si può anche pensare di farla, ma è stato veramente pazzesco. Lapshin con un errore al poligono si trova in quinta posizione, Hofer esce in sesta piazza, la massa è praticamente garantita, come anche per Lapshin penso, anche se non ha fatto una grande sprint. Adesso aspettiamo Dominic Windisch, dove uscirà. Anche Weger buona gara. E Dominic Windisch ha perso tante posizioni. Si trovava a sesto all'entrata al poligono ed è 19° con i due errori commessi. Però gli italiani oggi e anche diciamo in questa tappa hanno dimostrato di esserci. Io spero e credo che possa essere dentro la Mass. Adesso andiamo a vedere un po' di situazioni. Anche Kuhn ha fatto veramente un bel salto in avanti, come lo stesso Weger dicevo, e Lapshin in particolar modo. Andiamo a vedere la classifica allora, mentre qua la situazione è congelata per le prime tre posizioni. Dietro c'è un doppiato, bisogna anche tener conto che Bjørndalen salta la tappa, per cui in realtà bisogna considerare i primi 26 di Coppa del Mondo, e quindi questo vuol dire che Weger per esempio dovrebbe essere nei 25. Quindi questo vuol dire che a parte Hofer, Lapshin sicuramente guadagna dei punti importanti. È cambiato un po' il regolamento sulla distribuzione dei punti per qualificarsi per la Mass, ma il meccanismo è poi rimasto il medesimo. Kermar è uno che prende dei punti importanti oggi, anche lui partiva però lontano. Dominic Windisch in ogni caso è poco più indietro, quindi va considerato davanti. Stesso discorso di Bjontegar, stesso discorso di Nathan Smith, a meno che non perda tante posizioni nell'ultimo giro, dove sono tutti comunque abbastanza vicini. In ogni caso Windisch, se dovesse riuscire a rimanere intorno alle prime 20 posizioni, dovrebbe essere anche lui dentro per la Mass. Si lotta per la quarta piazza tra Moravec e Lapshin, e gli stacchi sono comunque contenuti. L'ultimo giro può essere davvero interessante. Hofer ha perso un paio di posizioni, è ottavo. Comunque indubbiamente è arrivato il miglior weekend per Lucas Hofer, neanche per Dominic Windisch. Schipulin è sempre a 20 secondi da Svensson.
Svensson, che aveva aperto la stagione un po' come Domracova, ha vinto l'individuale, adesso vince l'inseguimento a distanza di 5 gare, quindi ha aperto e chiuso bene il primo periodo di Coppa del Mondo Svensson. Domani c'è pur sempre una gara con partenza in linea, è sempre stato nelle prime 15 posizioni Svensson. Furcada ha una vittoria in più, ma Svensson si riprende il pettorale giallo perché sono 48 punti per il terzo classificato, che è Furcada, ce ne erano 8 di differenza in partenza, quindi per 4 punti Svensson torna leader col pettorale giallo. Per quanto riguarda il discorso delle gare in seguimento, sono 12 pari con Furcada e Svensson sale a quota 38 vittorie in carriera, il terzo all time, lo era già. Scipoli arriva secondo, altro podio in questo format e soprattutto altro podio per quel discorso che facevo sulla top 10 dei russi, sale se non sbaglio a quota 17 e adesso si aspetta Martin Fourcade al traguardo. Fourcade che comunque al di là di tutto è il più regolare in 6 gare, ha fatto 3 podi, anzi 4 podi con questo e 3 vittorie e poi sempre nei primi 7, eppure è deluso. E perché comunque in effetti normalmente il Fourcade dei bei tempi questa gara non dico che la vinceva, ma sicuramente tatticamente dava molto fastidio agli altri. Intanto la volata di Johannes Bo su Weger che chiude nono, sta arrivando anche Lucas Hofer che chiude nei 10 e si garantisce la Mass la partenza di domani. Miglior risultato della stagione, era già stato il migliore il 15esimo, sprint anche Dominic Windisch che perde un po' il passo. Se era lui, sì era lui, 18esimo. Però dovrebbe essere qualificato per la Mass, se non mi sbaglio. Perché comunque Weger credo entrerà come primi 25, visto il risultato di oggi. Lapshin sicuramente è il primo, insieme i primi sono lui e Hofer come punti della Mass. Poi c'è anche Kuhn, Biontegar in lizza per un posto, ma Windisch dovrebbe essere davanti per i punti della sprint soprattutto. Arrivano i russi, Malisko di nuovo, è incredibile il suo rendimento, una tappa sì, una tappa no. Non è entrato, cioè è riuscito a entrare nei 30 per il 29esimo posto della sprint. Chiaro che il livello è tale che sbagli un paio di colpi finisci tanto indietro. Comunque positiva settimana di gare finora per gli italiani, sia al maschile che al femminile, perché altra gara con due italiani nei 18, intanto c'è stata una caduta pesante mentre incombe il salto con gli sci da Engelberg. Noi ci sentiamo chiaramente domani per altre due gare che sicuramente saranno interessanti per gli italiani, in particolare al femminile chiaramente, visto quello che è stato fatto finora. Ma McEnany e Domracova e anche Vali Semerenko hanno dimostrato di esserci e come. Lascio la linea all'assalto con gli sci con Massimiliano Ambesi, un saluto da Dario Puppo, ci sentiamo domani per le gare con partenza in linea.